di denuncia. Simona Izzo, sembra quasi che la realtà superi la fiction con riferimento a quanto è accaduto a Riccardo. Lei ha rivolto un appello all'amministratore delegato Morselli. I diritti dei lavoratori e degli esseri umani non si calpestano. Sì, ho rivolto il diritto a una donna perché mi sembra che dovrebbe, non lo so, mi sembra che una donna debba avere un po' più di attenzione per una famiglia. La di Morselli è una signora più o meno, no, molto più giovane di me, che ha in mano un grande potere e quindi anche il grande potere di far tornare un padre di famiglia a lavorare. Io sono sicura che lei lo farà. Sono sicura che lei farà questo gesto, che è un gesto di riparazione a qualcosa che non ha il senso che gli hanno dato loro. Oltretutto per l'azienda è stato un boomerang questo licenziamento. Ma era logico, è come se è un'excusatio non petita, accusatio manifesta, no? Perché siete intervenuti? Era un post personale di ragazzi che consigliavano dei film, quanti ce ne sono? Non c'era quel senso di critica, c'era solo la condivisione. Allora, diceva Gaber, libertà e partecipazione. Ha partecipato Riccardo, però adesso deve tornare al lavoro. Siamo seri, vi prego. Auguri per il compleanno. Grazie! Ah, dottoressa Morselli, mi faccia il regalo di compleanno, riprenda questo giovane a lavorare. Ricky. Siamo con Ricky Tognazzi, la dimostrazione pratica che davvero la cultura e il mondo dello spettacolo assolvono una funzione sociale importantissima. La vostra fiction nella testimonianza. Ma la nostra fiction, noi raccontiamo, siamo dei cantastorie, voglio dire, raccontiamo delle storie, cioè spesso e volentieri nella nostra carriera ci siamo ispirati alla realtà. Abbiamo pedinato la realtà, come diceva il grandissimo Zavattini, e in questo caso abbiamo pedinato, forse per la prima volta in Italia, un problema grave come quello dell'inquinamento creato dalle mega industrie. E abbiamo raccontato una storia piccola, una storia con la S minuscola, una storia di un papà, di una mamma, di una bambina che si sente male, all'interno di quello che è la storia con la S maiuscola, che è la storia del nostro paese, che è la storia di queste mega aziende che hanno appunto portato da una parte benessere, ma dall'altra pagnotta, ecco, avvelenata da portare, ecco, a casa. Ricky, il dramma di Taranto, un dramma ambientale e un dramma del lavoro, un dramma dei diritti dei lavoratori calpestati. Eh sì. Un dramma nel dramma. Sì, ma poi voglio dire, il dramma nel dramma è il fatto che non è solo Taranto. Ora Taranto rappresenta, come dire, se la così, punta di un iceberg, forse. La punta di un iceberg, la punta forse più dolente, proprio perché è più esposta, proprio perché è la più visibile, ma è la punta di un iceberg. Voglio dire, non scordiamoci di Gela, Porto Marghera, quello che c'era a Genova, Trieste, eccetera, eccetera. Potrei andare avanti per 5 minuti. Cosa ti senti di dire ai tarantini? Di tenere duro, di valorizzare la loro città, che io ho avuto la fortuna di conoscere abbastanza bene perché ci ho girato durante un'altra fiction che era La vita promessa, e sono stato in una città che ha delle potenzialità meravigliose, bisogna recuperare quella roba lì. Comunque Ricky, a nome di tutti i tarantini ringrazio te, ringrazio tutto lo staff, tutta l'equipe, per quello che Simona Izzo, per quello che avete fatto, davvero avete incentrato i fari dell'attenzione su una realtà che poteva morire nel silenzio. Abbiamo acceso un faro, quando ci si riesce è una soddisfazione, quando ci si riesce però devi pagare un conto come quello che sta pagando Riccardo, è un grande dolore, è un grande dolore. Noi ovviamente non siamo responsabili di questo, però il fatto che Riccardo, solamente per aver fatto degli apprezzamenti, arrabbiati, perché voglio dire, il suo posto è un posto di uno incazzato nero, ma soltanto per questo, voglio dire, io sfido a trovare una persona, una famiglia a Taranto che non abbia, o tra i propri cari, o tra i propri amici. In media amici, c'è un ammalato o un morto di cancro. Un ammalato grave, un morto
per causa di questo inquinamento. Sfido qualcuno e dice: ecco, allora, ho trovato una famiglia. È la casistica, sono i numeri. Allora, è il merito vostro di esservi esposti, perché non è facile. Lo avete fatto con coraggio, con cuore. In genere si trincera lavoro, dietro il politically correct, però con voi non è stato così, vi siete esposti. Il nostro lavoro è questo, ci piace fare questo, quindi non è un merito, è una passione. Forza Taranto! Forza Taranto, sì, ciao!